Cosa? Grazie a questi procedimenti sto ragazzo ha trovato Squeak! Dobbiamo assolutamente capire se è vero! Eccoci ritornati nei miti di TikTok più belli di Brawl Stars! Eccoci qui con il primo skip luccicoso e troviamo Star Power iniezione di Byron! Partiamo dal primissimo mito molto strano, infatti un bug che non ti fa apparire più la scritta del tempo di respawn. Tutto ciò che si deve fare lo si può intravedere dalla clip. Infatti il giocatore, una volta che è stato killato, deve chiudere Brawl Stars per poi riaprirlo dopo qualche secondo. Il problema è che una volta riaperto il gioco non appare più il tempo di respawn e il giocatore non sa più dopo quanto respawnerà. Proviamolo subito. Eccoci qui all'interno della sopravvivenza duo. Ma io, oltre a provare questo bug, proverei anche a vincere la partita. Quindi distruggiamo tutte queste casse, prendiamoci power up. Eccoci qui, buongiorno signorina Jackie. Se non l'avete ancora fatto, inserite il codice caso nel negozio, anche perché stanno uscendo un botto di offerte super economiche. E adesso, vabbè, volevo farmi killare dal signor Energetic. Il problema è che io ho killato lui. Va bene, ci sarà occasione sicuramente per farsi killare. Non che ci voglia più di tanto, che mi devo concentrare. Dai, su, Gelindo, killami. Vabbè, io nel dubbio attivo l'invisibilità. Abbiamo killato pure Gelindo. Ma no, è respawnato di nuovo Energetic. Signor Energetic, venga di qua. Stiamo attenti perché ci vuole killare. Nel dubbio usiamo un bel gadgettino. Distruggiamo la cassa di qua. E siamo quattro squadre rimanenti. Il problema è che poi Nick non deve farsi killare a sua volta. Una volta che io sono stato killato. Salve signor Poccio. Signor Poccio, venga di qua. Sì, un bel power up. Super interessante. Poi di là c'è Jackie. Il problema è che qui non ci riesce a killare nessuno. Cioè, io seriamente sto pushando tutti i nemici proprio per farmi killare, ma non ce n'è per nessuno. Sei power up. Per caso sane per Nick. E dai, che adesso sicuramente qualcuno ci killerà. Ottimo, ottimo. No, 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 no. La testolina di Tick. Siamo attenti. Ok, Tick ci ha killato in battaglia tra 12 secondi. Ma io, se chiudo il gioco e lo vado a riaprire, vediamo se effettivamente ci sarà la scritta. Oh, non c'è più la scritta. Cioè, io non so più tra quanto respawno. Sono respawnato proprio in questo momento. Quindi mito confermato, effettivamente funziona. Ho perso pure 6 power up, quindi adesso sarà più difficile portarsi a casa la partita. Ma no, no, fermi tutti. Fermi tutti, che questo ci sta per killare. Siamo attenti a Tick. No, Tick, tu di nuovo non mi chi. Sì, è diventato pure immune. In battaglia tra 13 secondi chiudo il gioco e rieccoci di nuovo qui all'interno della partita. Il problema è che non so tra quanto andrò a respawnare. Per fortuna sono respawnato proprio ora. Chiamiamo la signorina Jackie. Ok, scontro finale. Caso sano, non ti agitare. Sì, ci portiamo anche a casa la partita. Prossimo mito. Come potete vedere dalla clip, il giocatore sta provando a scrivere nella chat del club la parola ok. Succede però che questa parola gli viene censurata, molto probabilmente perché ha messo nelle impostazioni qualche settaggio strano. Vediamo se è vero. Quindi ci rechiamo nel club. Anzi no, prima all'interno del negozio. Scorriamo in fondo e inseriamo il codice Kazu KZU, perché guardate qui quante offerte ci sono. Dopo andremo a shoppare qualcosina. Poi nel club provo a scrivere ok. Perfetto. Cosa? E ha censurato la parola ok. Ma com'è possibile? Pure il club qui è adatto ad ogni età. Cioè, non ho attivato nessun filtro. Ma pure se attivassi il filtro, comunque non ha senso questa cosa. Adesso provo a scrivere ok tutto in minuscolo. E ok minuscolo non è censurato. Prova a scriverlo in maiuscolo magari. Ma che cavolo se... Vabbè, ovviamente c'è Giulio che mi scrive cosa, perché non stanno capendo nulla. Prova a riscrivere di nuovo ok. Ma perché lo censura? Prossimo mito. Come possiamo vedere dalla clip, Dynamike con la sua prima star power entra dentro quel foro e una volta dentro non riesce neanche a muoversi. Cioè è come se risultasse bloccato, non riesce neanche a spinnare. Devo provarci assolutamente. Ed eccoci qui all'interno della partita con il carissimo Dynamike con la sua prima star power. Quindi se prova a fare in questo modo, ok, funziona la star power, fortunatamente non è buggata. Quindi ci spostiamo di qua. 3, 2, 1,
Vada, sì. Bene, c'è qualche problemino. Vabbè, Dynamite si è appena svegliato, quindi ha un po' di difficoltà. Nel dubbio, io provo a distruggere sto teschio di qua. Vado, signor. Vabbè, che cavolo, devi saltare in quel buco. Sì, in quel. Oh, eccolo qui. Sì. Dynamite, tutto bene? È tutto completamente buggato. Prova a tirare una sgadgettata. Fortunatamente il gadget funziona. Anche l'attacco normale funziona, ma non riesco a muovermi. Non riesco neanche a spinare, perché non c'è proprio spazio per vivere. Tra un po' mi sa che muore anche Dynamite, perché non ce la fa neanche a respirare. Signor Nick, no, no, attenti a Nick. Ok, ok, adesso siamo salvi. Anche se Nick prova a muoversi, non ci riesce. Ma cosa succede se entriamo entrambi qui dentro? Ok, entrambi in un singolo quadratino, completamente bloccati. Ma adesso è arrivato il momento di killare Nick. Ciao, e Dynamite è bloccato lì. Prossimo mito. Come potete vedere dalla clip, non è possibile avviare una partita in amichevole da soli in sopravvivenza. Vabbè, questo lo sapevamo un po' tutti quanti. Però c'è un però. Infatti, se clicchiamo pronto e un istante prima disattiviamo il bot, succede che noi siamo gli unici a risultare pronti all'interno della lobby, ma la partita non si avvia. Sì, è tutto bloccato. Ci devo provare assolutamente, quindi vado a selezionare battaglia amichevole. Siamo in sopravvivenza e blocchiamo tutti i bot. Perfetto. Se adesso provo a giocare, il gioco mi dice che servono almeno due squadre per riempire questo evento. Ma se faccio così, ok, non ha funzionato. Dobbiamo essere più veloci. Niente, mi sa che non funziona più. Eh no, il problema è che mi sono ritrovato all'interno della sopravvivenza con l'altro bot. Vabbè, dai, meglio così, almeno questo bug è stato risolto. Anche quest'altro è super interessante. Dalla clip si vede che se si seleziona la lingua sotto l'italiano e si va nel negozio e si cliccano le gemme, è possibile vedere il numero di gemme acquistate e quelle invece ricavate gratis. Controlliamo subito se questa cosa è vera. Quindi se io mi trovo nella mia lobby con la lingua in italiano e clicco sulle gemme, qui ci spiega cosa sono le gemme. Però se vado nelle impostazioni, lingua, e seleziono questa qui sotto l'italiano, boom, ok, cambiamo lingua. Di qua non si capisce più niente, tra l'altro anche il logo è diverso. E 3, 2, 1, vado a cliccare sulle gemme e qui mi dice 0 e 16. Io adesso non so a cosa si riferisce, è impossibile che su questo account abbia acquistato 0 gemme. Magari si riferisce ad oggi. Quindi con questa lingua in giappocinese scorriamo in fondo, inseriamo il codice Kazu, perché funziona su tutte le lingue, e andiamo a ricaricare 30, vabbè dai zio, sono 30 gemme, serve per vedere un attimo se funziona, non ti agitare. Clicco di qua e sì, in effetti da 0 è passato a 30, quindi sì, si riferisce alle ultime 24 ore. Nel dubbio io vado a prendere anche sta reazione epica. Oh, Byron! Questo metodo dovrebbe farti trovare Squeak gratuitamente. Vediamo se è vero. Allora, i procedimenti sono molto semplici. Si deve cliccare una skin a caso per 10 volte, poi la si deve provare e si devono uccidere tutti i mini robot all'interno della partita. Successivamente si deve cliccare l'icona di Squeak per almeno 15 volte e selezionare dalle impostazioni l'Argentina come paese. Infine dobbiamo cliccare ben 10 volte la cassa piccola e boom! Dovreste trovare Squeak, ma è assurda sta cosa! But there is a little problem, io di qua Squeak già l'ho sbloccato. Quindi ce ne andiamo sul fantastico account Captain Pro, dove non abbiamo... vabbè, guarda quanti brawler dobbiamo sbloccare qui. Quindi innanzitutto ci rechiamo nel negozio. Dobbiamo cliccare qualsiasi skin almeno 10 volte, quindi 1, 2, 3, 8, 9 e 10. A questo punto dobbiamo provare la skin all'interno del campo di prova e dobbiamo killare tutti quanti questi mini robotini. Vabbè dai, ma con il primo è un casino ora. Muoviamoci, forza signore, il primo. Affrettiamo, dai, ma ho selezionato la skin più sbagliata che potessi selezionare. Cavolo, mi ero dimenticato di questo passaggio. Beh, così, vai così che li killiamo tutti qua. Guarda quanto è forte il primo, e tra
l'altro anche molto veloce, dobbiamo essere sinceri. Perfetto, ce n'è rimasto solo uno, il primo killati. E a questo punto possiamo uscire. Poi si ritorna nella sezione dei brawler e dobbiamo cliccare su Squeak per 15 volte. 1, 2, 3, 13, 14 e 15. A questo punto si va nelle impostazioni e dobbiamo cambiare l'ubicazione, non la lingua. Quindi clicchiamo qui su Italy e dobbiamo selezionare Argentina. Perfetto. E poi dobbiamo cliccare sul box per 10 volte. Perché non si apre? Sì, siamo stati trollati anche questa volta. Mi raccomando, inserite il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars. Basta cliccare il logo di Brawl Stars qui sotto, è molto semplice. Ciao!